Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a Colomanno, il tipo dell'abisso è a Sbroist per le loro sub. Vi avevo promesso una live speciale stasera. Mi hanno detto che solo, se solo mi azzardavo a farvi vedere un ventesimo di quello che volevo farvi vedere, mi sparano. Quindi sono a Milano. Fine. Grazie Andrea ed Exnomis. Come si chiama il mio fandom? Grazie Thermus per il raid, immagino. È il raid quello lì. Quindi io non vi posso dire niente. Grazie anche a Melten. Spero che la live vada tutto bene, spero che sia tutto corretto. Vedo che il wifi non va benissimo, mi avevano promesso un wifi performantissimo, ovviamente non è mai così negli hotel. Ci accontentiamo di quello che abbiamo. Mi dicano i moderators se è il caso, se va bene, io spero vada tutto bene. No, Noctis, no. Mi sparano sul serio, io non posso dire niente. Io posso solamente dire che sono in Lombardia. E come va la live, Jules? Bene, aspetta che c'ho un caldo boia. Grazie a Parignanala, perché io sono arrivato in camera 5 minuti fa, giusto per... No, il tempo del pre-live. Io sono entrato in camera e ho fatto partire il pre-live. Non ho il lavalier perché sto utilizzando il coso, sto utilizzando l'iPad per motivi di comodità. La controluce fa paura, sì, perché adesso vi faccio vedere. La controluce, il controluce è particolare. Io adesso vi andrò a mostrare perché il controluce è particolare. L'unica cosa che vi posso dire della giornata di oggi, che non c'entra niente sul motivo per cui sono qui, è che sono stato a casa di Favij. Io ho visto casa di Favij e abbiamo anche registrato un video assieme. Da lui, cioè lui me l'ha chiesto, io da lui. Scadenza dell'embargo? Matt, ti piacerebbe? Che domande irriverenti! Allora, sono qui, pagato, e... nel senso che mi pagano la stanza, poi mi pagano anche per quello che farò, ma non vi posso dire niente, quindi non... Adesso, io non so per chi mi abbiano preso, ma la mia camera da letto è questa. O tenetevi forte, perché... Arrivo. Probabilmente pensavano che io di secondo nome facessi share. Grazie David. Io non so. Vi vado a far vedere. Allora, a parte il fatto che mi hanno dato due letti, è ok. Ma cazzo, ma c'era bisogno. Non riesco ad andare più distante. Cos'è? Che fabulous. E non c'è luce da quella parte di là. Però, visto che sono una persona intelligente, accendo la TV. Aspettate. Aspettate un attimo che accendo la televisione. Magari la TV mi fa da... Come si accende? Aspetta, intanto abbasso qua i faretti che erano fatti più che altro per rendere l'ambiente sexy. Arrivo, Tranquilli. Guardate che uomo intelligente che sono. Tanto che mi devo sedere su uno sgabello che... miei occhi. Sto accendendo, dopo metterò qualcosa di luminoso, tipo uomini e donne,
così divento bello come la... Non siamo efficaci, no. Muto. Meglio? Vedi che la TV aiuta. Adesso. Paperissima! No, questo è buio. E se io metto la luminosità del monitor al massimo... Ah, c'è la modalità sleep. Cos'è la modalità screen? Auto. 16 9. Ah, beh, certo. Cinema, no. Auto, ok. Menu. Immagine. Arrivo, eh. Sfliccano un po'. Però sono comunque stato più intelligente dell'hotel che non ha messo luci. Uno schermo bianco. E non c'è uno schermo bianco. Ho messo quello che c'era. Ciao belli. Grazie a Zais. E a Riccardino Fuffolo. Sono da telefono e purtroppo ogni tanto... Ah, cioè non sono da telefono, sono da iPad addirittura. Quindi in teoria l'antenna pure è più grossa. E ogni tanto fa... Ora. Io vorrei dare un premio a questo hotel. Grazie mille Joker. Voglio dare un premio a questo hotel. Il premio poltrona straordinaria. Il premio poltrona straordinaria, poiché io non so. Non credo si possa competere. Credo che sia veramente difficile competere con... Cioè, ma rendiamoci conto, scusatemi, eh. Adesso sì che sono share. No, è veramente... È tra queste onde luminose e questa, io non so. Non so... La cosa bella è che, anziché avere delle lucine per la lettura, ci sono dei faretti proprio fabulous che tu puoi prendere, puntare in questa maniera qui, per dare ancora più risalto alla sedia. Cioè... Scusatemi, ma quanta qualità c'è? Paperissima nel frattempo. Non so, è fantastico, tutto è fantastico. Potrei anche mettermi qui a letto, a fare la live dal letto. E puntarmi il faretto in faccia e divento una beauty guru poi. La puttana. No, un po' più in qui. Non vedo più. State scrivendo in chat. Ah. Uomini e donne direttamente in camera, hai visto? È una feature che hanno chiesto appositamente per me. Il letto, a differenza di quanto vi potreste immaginare, è piombo. Sì, è fatto apposta per lo stream. Non ci vedo più. Non ci vedo più. Il bagno è ficcante. Sta diventando un porno, non lo so, dimmelo tu. Dipende dai cuscini che mi sembrano molli. Facciamo la prova cuscino, va? Vi va? Dai. Classica prova cuscino. Io metterò la testa e in base a quanto sfondano e... Beh, devo essere sincero, meglio di molti altri cuscini. Meglio, molto meglio. Beh, tiriamoci su. Non è il momento di cazzeggiare. Come avete passato la giornata? Vi sono mancato? Aspetta, se io metto invece... Guarda, guarda che cinema. Aspettate. Fermi lì. Un attimo, eh. Non cambiate canale. Arrivo? Non
vedo più niente, però. Sembra un inviato di qualcosa? Non vedo niente, ho gli occhi bruciati dai faretti. Non riesco a leggere, aspetta che uso il telefono per leggere la chat. È piccola, che palle! Allora. Twitch. Ecco qui. Cazzo i miei occhi. Shalalalala. Shalala in the morning. Shalalalala. Dove cazzo è la chat? Eccolo qua. No, non è vero. Eccoci! Buonasera, buonasera. Una discreta panza? È perché c'ho ancora quel problema dello sgonfiore, mi sgonfierò. Scusa, ho capito, devi passare il tempo a guardare la mia panza, ma guardati la tua. Guardate questi. Fatevi i fatti vostri. Poi lo dirai cosa sei andato a fare e lo dirò. Sì. Prima o poi vi farò sapere. Perché sono qui? Inviato da Studio Aperto, sono qui da... Chi sono questi? Ah, lui è Brumotti. E questo? È una che salta. Io non ho capito perché questo cazzo di seggiolino, appena tocco un attimo, deve fare dei giri incredibili. Sarà oleato tantissimo. Sembra che il gatto abbia la panza, ma dal vivo è uno stecco. No, non è vero, Flex. In questo momento ho effettivamente della panza. Poi va bene, inquadratura dal basso non lede a nessuno. Non è, dai, insomma, la qualità è quella che è. Sono in Lombardia, grazie a Menjeke per i suoi 7 mesi. Una persona a posto. Non c'è panza, è un complotto. Vi farei vedere, ma poi dopo Twitch mi ban. Ma io non ho capito perché. Ah, ma si può. Tada. Quindi volendo mi posso. Sì, ma ho capito, ma non posso stare con le gambe larghe, ma che scomodità. Avete sentito il suono? Che è lo stesso suono, ve lo giuro, lo stesso effetto sonoro delle porte di Star Wars che si aprono e si chiudono. Sentite? Non so, adesso stiamo in zitti tutti, ascoltate. Quando va giù, aspetta, zitti. È così che hanno fatto il film. George Lucas è venuto in questo hotel e ha campionato il suono e l'ha messo nelle sue porte. Sì. Per forza. Uguale, certo, Gabriel. Adesso figa, te lo vai a recuperare e dimmi se non è lo stesso. Che palle che da una parte la chat scorre, dall'altra no. Guardiamo qui. Dai, volete fare un Q&A? Fatemi delle domande. Io non risponderò. Uno dei set delle scene girate in Italia, certo. Il taschino è di classe, certo, ci puoi mettere lo smartphone. Però non leggo più la chat così, quindi. Grazie ad Alexander per i 100 bit. Non riesco a leggere però, è un casino, scorre. Linka. È un motel dell'amore, beh.
Scusatemi. Perché? Ma io non... Come mai? Sarà una notte particolare questa. Per evitare di rompere le bolas a quelli della stanza a fianco mentre si ficca. Effettivamente tutta la stanza c'ha questo perché di ficcamento. Se trombi abiti di fa... Secondo me se trombo faccio casino uguale qui. Faccio delle gran scorribili. Degli assoli, diciamo. Partecipi a 4 Hotel perché vuoi testarlo prima di farlo, fare quello su Animal Crossing. No, però mi piacerebbe. Ficcanza con gli iscritti? No, e non mi piacerebbe. Lo specchio alto fa molto ficcanza. A me, io non vado matto per gli specchi. Tra l'altro mi sono... Possiamo dire che Milano fa schifo? Allora, adesso spieghiamo perché Milano fa schifo. Oggi doveva piovere tutto il giorno e fare freddo. Mi sono messo i jeans. Ha fatto caldo tutto il giorno. Grazie Frost per il suo terzo mese di sub. Bestia, che caldo. E grazie anche a Gianlu per la sub. In Veneto ha diluviato, pensa un po'. Cazzo. Ci devo andare a studiare. Beh, un po' di fresco non ti fa bene. Chissà se torno a casa vivo domani. E io le donazioni bits non le riesco a vedere, ragazzi, perché mi scorre troppo. Non sono al PC. Perdonatemi, stasera solo le sub riesco a vedere. Donazioni, donazioni in bits, no, perdonatemi ragazzi, però è tutto in chat e mi scorre. È già tanto se riesco a vedere le sub. Perdonatemi. Cerco di fare quel che riesco. Sì. È giusto? Boh. Non ci sarò al Games Week. Mi dispiace, Phil, hai visto? Anche le sub me le perdo. Vedi Asgard, siamo sulla stessa barca. Vi posso spoilerare una cosa però, nel video che ho registrato oggi, con la persona famosa che ho menzionato prima, eravamo così tanto vicini che ognuno ha respirato i sudori dell'altro. Nel caso specifico lui ha respirato i miei perché io avevo i pantaloni lunghi, lui era a casa sua in braghe corte. Grazie a Get per i suoi 12 mesi! Io cerco di rinfrescare questa stanza. Abbassando il condizionatore, che tanto non credo stia funzionando, quindi non so. Ah no, non è vero. Sì, adesso lo sto sentendo lavorare. Vai, lavora, amico mio. Se io metto, faccio così e togliamo sta roba qua. Che cazzo, Lorenzo, grazie. Non ve lo posso dire perché sono qui. Ve lo dirò un giorno. Ma dovrò cancellare grossi pezzi del weekly perché l'avevo detto. Scusate. È una posa da duro, sì. Gatto sul turbo, addirittura.
Stasera stavo pensando di chiacchierarcela, io non vi posso raccontare un cazzo. Volete raccontarmi voi qualcosa? Volete raccontare, volete fare delle domande che non riguardano il motivo per cui io sono qui? Perché tanto non rispondo, perché mica sono stupido. Quindi se volete fare delle domande intelligenti, bene, altrimenti non vi leggo. Ho mangiato. Non prenderò la Switch Lite. Ho cenato. Merito mio hai preso 29 l'ultimo esame. No, Pepper, il 29 era dentro il tuo cuore fin dall'inizio. Non scrivete Wall of Text perché mi scrolla veramente tanto la chat. Non riesco a leggervi, ragazzi. Sto leggendo su uno smartphone piccolino. Un pirata preferito? No. L'unica cosa che potrei raccontare oggi è di aver comprato The Witcher 3 Wild Hunt. Stop. L'hai scaricato almeno Filippo o l'hai comprato e basta? Ho visto il nuovo Farfetch, ecco, di questo possiamo parlare un attimino. Ho seguito la live Nintendo da, non lo posso dire, cioè la live, la pubblicazione. Sinceramente sono rimasto un po' interdetto, mi è stato sul cazzo parecchie cose, ecco, parecchie cose di questo Farfetch mi sono state sui coglioni. Prima di tutto, che cazzo è quella roba lì? Cioè, no, no, non il design che è bellissimo, per carità, di Farfetch. Però che cazzo vuol dire pubblicare quello e basta? Dai! No, no, non lo accetto. Avrei preferito un bel trailer dove mi fanno vedere ancora qualcosina, magari le evoluzioni degli starter, e poi quel cazzo di Farfetch. Secondo me è stata una bella occasione sprecata. Troppo poco. Per carità, ok che si va a creare hype, ok che si va a creare... Però... insomma... Mi aspettavo un po' di ciccia in più. Avrei voluto un po' di ciccia in più, parecchia ciccia in più. Quindi non lo so, magari è una cosa solo mia, ma Pian piano faranno vedere un po' più di cosine. Ho capito, però siamo a settembre, anzi fine settembre, e esce tra 2 mesi ormai il gioco. Fatemi ingolosire per bene. Comunque, ok. Una cosa che non mi è piaciuta, questa proprio non mi è piaciuta, è il fatto che Farfetch non... No. Il fatto che Farfetch sia esclusiva di spada e scudo. Spiego perché. Hanno preso un Pokémon con una spada e uno scudo e lo hanno reso esclusiva di spada. Non lo so. A parte il fatto che Farfetch è uno dei Pokémon più apprezzati in generale, quindi limitarlo solamente ad una cassetta di gioco, quindi pensate come sono anziano, mi sembra un po' un vaffa ai giocatori. E poi ha una spada e uno scudo. Perché renderlo esclusiva solo di spada? Si potrebbe tranquillamente rispondere che faranno un altro Pokémon esclusivo solo di scudo che ha sia la spada che lo scudo. Vabbè, non lo so. Io avrei preferito una cosa esclusiva meno specifica delle nuove regioni. Avrei preferito qualcosa di... Boh, no, non lo so. Grazie a Ballinger per i 12 mesi e Stambler per i suoi... No, non è vero? Per aver regalato la sub ad Antissimo. Ho detto giusto? È successo questo? Non lo so. Vabbè, Jules, vedrai che su Scudo comunque metteranno una controparte di Farfetch altrettanto fica per ingolosire anche gli scudatori. Però, ripeto, mi è sembrata tutta una gran cacata avere questo Pokémon particolarmente amato. E con sia spada che scudo e renderlo esclusiva solo di spada. L'hanno sempre fatto. Allora, rendere esclusivi Pokémon, sì, lo hanno sempre fatto. Però nel caso di Farfetch, che non era esclusivo in blu e rosso, verde e rosso e blu,
renderlo esclusivo così, soprattutto con un Pokémon che prende a piene mani da entrambi i titoli perché ha sia la spada che lo scudo, ricordiamoci. Quindi, insomma, diciamo che è molto rappresentativo dell'intera generazione. Non era necessario mettergli uno scudo. Allora, di questa cosa ne ho parlato con Moro. Effettivamente, nei giochi precedenti non hanno mai reso i Pokémon esclusivi così tanto dettagliati. Ad esempio, i Pokémon esclusivi delle vecchie cassette non avevano un dettaglio che era legato unicamente ad una gioco o all'altro. Non è che, a parte i leggendari. Non è che c'erano i Pokémon a forma di X e i Pokémon a forma di Y, a parte i leggendari, ripeto, perché quelli hanno effettivamente la forma di X e Y. Quindi, perché farlo con questo? Ma soprattutto, perché farlo con questo e renderlo esclusivo in quella maniera lì? Non lo so. Seguo Pokémon e quindi non sto capendo un cazzo. Niente, Nintendo ha fatto vedere una cosa che però non era così ficcante come ci aspettavamo. Venerdì, dopodomani, vi attende una 12 ore tutta Nintendo, vi ricordo. Sarà 12 ore di Zelda. Mi voglio dare una challenge, mi voglio dare una sfida. Facciamo questa sfida. Se riesco a finire il gioco entro le 12 ore, vinco qualcosa. Non lo so, mi do un premio, mi do un 5. Mi ordino una pizza in live. Domani live regolare? No. Domani mattina? Assolutamente no. Domani sera? Sì. Boh, è uscito qualcosa lì, ma io qui non lo vedo. Loxor, 18 mesi, possibile? Grazie. Porca miseria, ma perché non funziona mai un cazzo? Che gioco sostituirà Ancestors? Allora, noi abbiamo tantissimi titoli per la settimana prossima. Abbiamo Blair Witch Project. E coso de Grinnell Obempire, no, ritorno su Obladio Obladà, quello che è Zelda Wind Waker. Allora, abbiamo parecchi titoli. Intanto vediamo se questo Zelda riusciamo a finirlo venerdì. Se non riusciamo a finirlo, magari lo facciamo in live nei giorni seguenti. La prima serie di mattina vorrei che sia Obradin, Obradà, quindi magari non iniziamolo subito di lunedì mattina, intanto facciamo un po' di Blasphemous, ve lo faccio vedere, ci tengo, è un gioco molto carino, anche se non ci ho giocato particolarmente, sicuramente ve lo mostrerò. Per quanto riguarda la serie invece direi di iniziare in pompa magna lunedì sera con Blair Witch. Sei proprio simpatico, Gabriel. Outer Worlds finché non esce, difficile. Catherine Full Body, mannaggia le loro madri, lo fanno uscire solamente su PlayStation 4 e Xbox in Europa. Se non sbaglio, in Giappone è uscito anche su PC. Odio ste cose. Di Grinnell farai anche un video. Vabbè, adesso vediamo se le live vanno bene, magari le possiamo anche montare, certo. Ma sì che ce l'ho la PlayStation 4, però mi sta sul cazzo l'idea che un gioco non esca su PC, soprattutto come quello. È figo Full Body? Merita? Ci sono le donnine nude?
Anche in Giappone solo PlayStation 4 e Xbox One, ok. E allora niente, che dobbiamo fare? Mi fanno male i piedi e li ho appoggiati sul letto, pensate. No, quale Gabriel? Non me lo dire. Quello dei draghi? No, non può essere. Entra l'FBI come in America. Beh, posso aprirgli, basta bussare. Sunset Overdrive? Giura? Come mai? Non so se sia stata una bella mossa. Perché Sunset? Cioè, perché hanno comprato Sunset? Il 2 sarà su PS5. Mi sembra veramente un'idea di merda. Non perché il gioco non sia valido, anzi, attenzione, Sunset Overdrive è uno dei giochi più belli che sia uscito su Xbox. Ma figa, è andata veramente male. Cioè, che cazzo vuol dire che fanno il 2? Ho capito che si è comprata Insomniac, ma non ha senso fare il 2. Cioè, vorrei che è andato male. L'hanno giocato veramente in pochi proprio perché la One è andata male. E io non so. Le belle idee, va bene. Ah, ok, non fanno il 2. È solo di loro proprietà. Vabbè, chi se ne frega. Le esclusive PS4 tirano e vendono in più, per forza. In Italia ci sono molte più PlayStation 4 vendute che Xbox. PlayStation che Xbox in generale. Per quanto riguarda il mondo, comunque la PlayStation 4 batte Xbox, però in generale non, siamo solo in Italia così tanto sonari. L'Italia è sonara, pochi cazzi, perché l'Italia è sempre stata solo proprietà di Sony. Microsoft qualcosina, ma molto poco. Nel resto del mondo Microsoft ha già una fetta di mercato più interessante rispetto alla controparte. Poi purtroppo questa generazione è stata una merda, quindi pochi cazzi, non ha neanche troppo senso stare a discutere. Vabbè, anche in Giappone, grazie al cazzo, voglio dire. No, in Giappone non si filano niente che non sia giapponese, Jules. Sia come console, quindi Switch e PlayStation 4, sia come giochi. Molti, veramente in Giappone, giocano i loro giochi. Infatti, se tu noti, tantissimi giochi rimangono solo nel mercato giapponese. Perché alla fine gli interessano quelli. Il Giappone compra solo robe fatte in casa. Sì, c'è la mamma Sony lì che prende ogni scatoletta, ci mette dentro il cipino, mette il puccino, mette l'USBino e vende la PlayStation 4. Ma giusto, se apprezzi quei giochi giapponesi lì, non meriti di videogiocare, secondo me. Andate a cacare voi, i vostri Persona 5, i vostri, cazzo è che, Fire Emblem e tutte le minchiate che escono dal sollevante.
E allora cosa, Jules? Dichiarazioni forti. Persone fighissime, per questo che non l'hanno tradotto in italiano. Perché aveva un mercato talmente ampio. Meglio persona dei vari player a non Fortnite e COD. Attenzione, Gabriel, attenzione. La butto lì. Preferirei farmi 20 ore di Fortnite che 3 ore di persona. Ma non te l'aspettavi, eh? Nemmeno la Rockstar traduce. Infatti c'hanno la mamma troia. Perché porca vacca, ogni loro gioco c'ha i sottotitoli grandi così, mentre stai guidando. E tu sei lì che cerchi di guardare e fai boom, boom. Che cazzo è successo? Hai visto che bel paesaggio? No, stavo leggendo lì i sottotitoli. Proprio Fortnite, quindi 20 ore di Fortnite è meglio di 20 ore di PlayerUnknown. No, stavo dicendo quanto questa cosa mi prendeva, quanto questa cosa mi... Eh? Ti condanno a usare gamepad scomodi per tutta la vita, perché tu non sai che cazzo ho fatto oggi, Gabriel. Queste mani soffrono dopo quello che è successo oggi. Io ho molto dolore alle mie mani. Ma non ti posso dire perché. Molto probabilmente domani queste mani avranno ancora più dolore, ma ne riparliamo domani. Sbuccia queste con le mani tu sbucci le cipolle, Gabriel. Sei un fan di zucchero? Come si chiamano i fan di zucchero? Zuccherini? Grazie a Dica e a Kubrick, mi pare. Spero di non essermi perso nessuno. Stamano può essere ferro, può essere piuma, oggi è stata piuma. Cosa ne sai? Magari era ferro, ma ha trovato più ferro de ferro. Giuro, se lo dici tu. Fan di zucchero si chiamano zuccherini, appunto. O i diabetici. Un po' strano. Sugar fornaciari. Qui Nintendo ci cova perché... No, non ho fatto quella minchiata del cerchio. Mi sarebbe piaciuto, ve lo avrei detto. Fanculo, avrei detto tutto. Grazie a Lord Stones. Sono due buonasera gatto, le chiedo benedizione per l'esame di cinetica di domani. Tanti auguri a lei. E grazie anche a Hydwar per i 14 mesi. Tra l'altro quel cazzello lì della Nintendo, quello tondo che devi fare così con la fascia sulla gamba, non c'è neanche il preordine. E io lo desidero. Io desidero fare quelle live dove facciamo la sveglia mattutina. Tutte le mattine mi metto lì, faccio aerobica. E voi vi ingolosite perché no, non sono figa. Però divento potente. 80 euro costa. Ma quanta tecnologia c'è dentro? È pieno? Grazie a Ghiso per i 31 mesi, grazie. Sapete che Zucchero ha una collina con casa sul cucuzzolo e giardino direttamente ispirato alla Reggia di Caserta?
Vedo nero, ma le colline le apprezza. Tanto poi scarichiamo dall'IVA. Beh, voglio dire, assolutamente. Oddio, ma un ragno? Ma perché negli hotel non hanno la luce in alto? Anche le colline vedono nero se hanno gli occhi. Certo. Cazzo, io voglio quella cazzata lì. È bello. Sconfiggi i mostri con col potere dell'aerobica. Bellissimo. Sapete come mi devo vestire? Mi devo vestire come Jane Fonda. Quindi il... Come si chiama? Il tutù. No, non è un tutù quello lì. Quello lì è una tuta. Quella che... La licra. La licra e poi il riscaldamuscoli fucsia e la non la bandana la, lo, il body, brava, il body, Jules, il body e poi la l'asciuga sudore da fronte. Sì, mi sto allenando col vogatore. Non in questo momento però, perché sono in Giappone adesso. È che non vi faccio vedere fuori dalla finestra perché... Che cosa si vede da fuori dalla finestra? Vado a vedere. Ah, io ho delle gambe. Sono abbastanza sicuro che sia un boschetto degli stupri, ma... Non lo so, non me ne intendo di Milano. E la licra si impenna. Sto parlando di Ring Fit Adventure. Quello lì, che devi fare così e sconfiggi i mostri. Bellissimo. Chiamerò quelle live la sveglia mattutina con gatto. E noi faremo... Fatta? Ma tanto, Jules, non tornerò a casa per tanto tempo. Ecco, gatto mattina è roba dannata di una certa qualità. Oggi, ho detto salve a tutti, paperini! Spero che lo lasci nel video. Spero che lo lasci nel video quella cosa lì. Ma che caldo, ma perché fa caldo? Ma non è possibile che faccia caldo. Eh no, figa, qui fa freddo. Ma che cazzo? Cioè, qui fa caldo, qui. Lì fa freddo. Ho fatto un metro. Beh, che sono 8 km di camera, figa, che pensano che io sia Cher. No? Che è? Jam Jammy, grazie per i 29 mesi. No, non sono ubriaco, sono solamente molto stanco. Il viaggio è stato lungo, l'attesa è stata pesante, mi hanno picchiato e ho fatto tante belle cose. Chiacchierato, parlato, digitato... editato,
Non vi posso dire niente, però. Ma come si preordina il Ring Fit? Scusami, ma c'è su Amazon? L'ho cercato ieri. Ecco qua, Ring Fit Adventure. Ma porca vacca, è uscito, guardalo qui. Non c'era ieri. 18 ottobre? Arriva prima del mio telefono nuovo. Bene. Figa, che bello. Dai, prenota ora. Cosa cambia da prenota a preordina? Perché c'è la scelta? Cosa cambia? Il PC MSI non era mio, l'ho dovuto restituire a MSI. Il referral? Il referral non te lo riesco a dare oggi, Gabriel. Devo tornare al PC. Vabbè, che tanto, non credo che cambierà tanto. Così blind? Noi giochiamo tutto blind al day one. Mica. Ma non cambia niente da preordina a prenota. Boh, vabbè. Fortuna che oggi mi sono arrivati i crediti di Amazon. Faremo un bel unboxing. Non vedo l'ora che sia il 18 ottobre, allora. Dai, oh! Siete contenti? Cazzo. 18 ottobre. Veramente. Ah, uno te lo fa mettere. Ho capito, uno te lo prende direttamente, l'altro te lo mette nel carrello. E io l'ho preso direttamente, non è passato dal carrello. Però che cazzo vuol dire sta cosa, scusa? Boh, vabbè. Tra l'altro, oggi hanno consegnato la mia cover del telefono che arriverà a fine ottobre. Però non l'abbiamo ritirata, quindi rimarrà lì finché non torno. Forse, se torno. Se torno, attenzione, se torno. 14-21 ottobre, si è allungato il tempo d'attesa per il telefono nel frattempo. Ma sì, mamma, che cazzo ce ne frega. L'importante è che arrivi prima Ring Fit Adventure, altro che iPhone XR, quello che è. Ho ricevuto una donazione, però non mi escono. Ragazzi, mi dispiace, io non le posso leggere. Cioè, ho visto perché mi è arrivata la notifica di PayPal, però non escono in chat purtroppo. A meno che, aspetta, provo a far così, vediamo se siamo fortunati. No, figurati, la merda, niente. Grazie mille comunque. Sarà un bel regalo di Natale il telefono nuovo, sì, del 2021. Così buoni propositi di passare ad Apple vanno a quel paese. Perché? Perché arriva tardi, ma sì. Come mai questa voglia di cambiare? Invece mi piace il VIN. Così. Ho detto, ma sì, iPhone. Devo anche andare a letto presto stasera, finita la live devo dormire, io non voglio. Domani ho la sveglia alle 6:30. E pensate che l'ho potuta ritardare di un'ora rispetto a quello che era pronosticato stamattina. Unire i due letti. E poi qual è lo scopo? Sono due queen size. Due queen cosa fanno? Double queen. Oh, grazie mille, Gabriel.
Grazie mille Nico e tanti auguri per l'esame di domani. Mai provato iOS come sistema operativo, volendo prendere un MacBook Pro per lavoro, volevo provare anche l'universo Apple, è quasi tutto tondo. Sì, vabbè, ma a quel punto ti ripeto, come ho detto tante volte, se ti compri un telefono un po' più vecchio, risparmi e risparmi. Non vedo nulla nell'iPhone 11 Pro che mi faccia dire l'iPhone XS è una merda o l'iPhone X non va più bene. No, non esce domani iOS 3. Ah no, sì, domani, è 19 domani. E dai, io sono a Milano! Esce a mezzanotte? Vabbè che c'ho una connessione di merda in sto posto, quindi neanche domani mattina alle 6 mi metterei a scaricarlo. No, Obscur, non ti ho snobbato, non t'ho proprio visto. Purtroppo la chat è una merda da qui, e riesco a leggere solo poca roba. Domani sull'Epic Store metteranno giochi di Batman gratuiti. L'Epic Store se la sta giocando bene questa cosa qui, però grazie mille, signor Phoenix. Però ricordati di non spammare. Capisco che mi posso perdere delle cose, però non andiamo a creare casino. Più triste per un aggiornamento che per il telefono nuovo in ritardo. Pensa! Che grande aggiornamento hardware hanno fatto negli anni. Dai ragazzi, io e il mio acufene siamo molto stanchi, vado alla toilette che è lì e vedo di riposarmi il più possibile. Sono molto a pezzi quest'oggi. È stato un piacere fare questa live. So che non è quello che vi aspettavate, quello che vi avrei voluto far vedere era parecchio ficcante, vi ho ipati parecchio ieri sera, mi dispiace non avervi dato quello che vi aspettavate, lo so, infatti mi sono un po' fermato dall'ipare all'ultimo ieri sera, ma era troppo tardi. Arriverà il momento della ficcanza, io mi aspettavo di poter mostrare più cose prima, ma arriverà il momento della nostra ficcanza. Io vi posso augurare tanta buonanotte. E noi ci vediamo domani sera sarò a casa, in teoria, domani sera sarò a casa e quindi, ok? Dai, buonanotte belli, a domani.